Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi, anche in questo video, andrò a sperimentare un materiale nuovo, un materiale che non ho mai provato in vita mia e un materiale che mi ispira già da un po', sono un paio d'anni che voglio provarlo e finalmente adesso, oggi, lo provo. Tutte le cosine che utilizzerò oggi nel video le ho trovate sul sito di Crosspire. Questo sito lo conoscete già perché ve ne ho parlato più e più volte. Come sempre vi lascio il link giù nell'info box sia del sito che di tutti i materiali che utilizzo oggi e anche il codice sconto. Se vi va potete utilizzarlo, io non ci guadagno niente, ma almeno voi potete risparmiarci un pochino. Il sito di Crosspire vende principalmente ceralacca e stampi per la ceralacca, stampi in silicone da utilizzare per la resina, timbri, pennarelli, cartoncino, washi tape dedicati allo scrapbooking e stencil per decorare e dipingere. Quello che voglio fare io oggi però è provare ad utilizzare la resina. La resina che ho trovato sul sito è questa. All'interno sono contenuti questi due barattolini che hanno due soluzioni che, se non ho capito male, una è la resina e l'altro è un indurente. Questa qui dovrebbe essere adatta per i principianti, quindi io dovrei essere in grado di usarla. Viene utilizzata in quantità 1:1, trasparente, autolivellante, resistente all'ingiallimento, possibilità di lavorarla per 40 minuti e non ha odore. Quindi teoricamente io dovrei essere in grado di utilizzarla. Oltre a questa resina vado ad utilizzare anche questo kit. Qui ci sono alcuni strumenti da utilizzare per la resina, quindi guanto, carafina, pipette e bastoncini di legno per mescolare. Quest'altro kit che invece trovate nell'ultimo video, che contiene decorazioni, anche stickers, nappine, ancora decorazioni, poi degli stampi in silicone appunto. E niente, io direi di vedere come me la cavo. Ho guardato qualche video tutorial prima di registrare questo video, però non è che mi ricordo tutti i passaggi perfettamente, quindi vediamo cosa andrò a combinare. Se avete comunque suggerimenti, aiuti, consigli, lasciatemeli tutti iscritti nei commenti, che così cerco di evitare errori almeno per la prossima volta. Vediamo cosa verrà fuori e niente, cominciamo. Ho pulito con un po' di alcol e un cotton fioc l'interno di entrambi gli stampini in silicone e adesso provo a versare in parti uguali queste due soluzioni all'interno del bicchierino. Io dovrei fare circa un quarto di questo e un quarto di questo. A questo punto si mescola. Dicono di non usare troppa potenza per non creare bolle, ma poi se mi vengono le bolle sulla superficie come si fanno a togliere? A parte che viene un effetto carino secondo me con un po' di bolle, però. Allora, la mia idea è di scrivere il mio nome sul portachiavi. Quello che dovrei fare, se non ho capito male, è prima versare un piccolo strato in modo da creare una sorta di base, giusto? E poi appoggiare su questa base le decorazioni che avevo in mente. Una S, una E, una L, un'altra E, una N e una A. Non è drittissimo, però vabbè, mi piace anche così. La resina che sto usando devo dire che non ha odore, quindi non dà fastidio usarla. Adesso vado a prendere dei fiori secchi e posiziono anche questi. Nella resina. E adesso decoro con alcune piccole decorazioni viola, come per esempio queste. E io andrei ad ultimare con dei glitter. Opterei per un po' di viola. Userei anche un po' di brillantini, in questo caso bianco,
così a caso, ovviamente, perché meglio di così non so fare. Molto bene, fatto ciò devo ricoprirlo, giusto? Mi pare ovvio. Allora abbassiamo un po' le lettere e ricopriamo. Allora le cosine un po' si spostano, vedo, però in teoria basta rimetterle un po'. Domanda: se le perline sono troppo alte, come si fa a ricoprirle? C'è un modo per riuscirlo a fare dopo? Seconda domanda: si può mettere ad asciugare al sole o bisogna lasciarlo all'ombra? Come si fa? E quindi ci vediamo domani con il risultato del mio bellissimo portachiavi. L'ho messo in parte perché effettivamente non so dove metterlo e adesso creo il mio segnalibro. Finito! Sono curiosa di vedere che cosa ho combinato e di vedere soprattutto il risultato di domani. Staremo a vedere. Dunque, sono passate 24 ore, quindi posso rimuoverli dallo stampo. Allora, questo direi che è venuto abbastanza bene. Le perline sono rimaste un pochino in superficie. Si sente leggermente passandole con il dito da questo lato, invece dall'altro è perfettamente liscio. Mentre qui si è creata una bollicina, probabilmente nell'ultimo passaggio, quando ho cercato di affondare le perline nella resina, devo aver alzato probabilmente un po' d'aria. Per il resto è venuto tutto esattamente come lo avevo in mente. Per quanto riguarda i bordi, penso che forse bisogna limarli un pochino o si rovinano, non so, ditemelo voi. Qua già vedo che ho sbagliato qualcosina, infatti si è mossa la riga centrale, ma cioè, me lo immaginavo che sarebbe successo. Per il resto il risultato è venuto molto bene, anche le margheritine non me l'aspettavo, ma sono venute carine. I brillantini si sono un po' spostati, però nel complesso non è niente male. E anche da questa parte è un pochino ruvido. Mi piacerebbe sapere, se voi lo sapete, se si può aggiungere della resina in un secondo momento in modo da poter livellare anche questo lato del progetto, che sia insomma un portachiavi o un segnalibro, qualsiasi altra cosa. E fatemi sapere voi cosa ne pensate. Come primo esperimento, se mi è venuto bene oppure no. Ho preso delle decorazioni da mettere su entrambi i progetti, questi per quanto riguarda il portachiavi e questo per quanto riguarda il segnalibro. Le nappine si trovano già all'interno del kit. Il segnalibro semplicemente infilo le due nappine all'interno del foro che c'era già sullo stampino in silicone e voilà, il mio segnalibro è finito. Direi che è molto molto carino. Per il portachiavi vado ad inserire prima la nappina viola che riprende i colori del portachiavi e poi ho preso un anellino e con questo vado a passarlo prima all'interno del foro e poi aggiungo anche l'anello del portachiavi. Non aggiungo la catenella perché mi piace di più così. E niente, con questo è tutto. A me sembra che come primo esperimento non sia niente male. Mi piace il risultato finale, c'è qualche errorino, però direi che non è niente male. Devo dire che la resina è stata davvero molto molto semplice da usare, non ho riscontrato particolari problemi, il risultato finale è venuto bene per essere la prima volta che lo utilizzo, quindi direi che è assolutamente adatta per i principianti e soprattutto non aveva odore, quindi non è stata fastidiosa da utilizzare. Fatemi sapere voi cosa ne pensate sotto nei commenti, se avete consigli, idee, informazioni che possono tornarmi utili, qualsiasi cosa per riuscire a utilizzare al meglio questo materiale, lasciatemi scritto tutto sotto nei commenti. Io come sempre vi leggo tutti e vi rispondo sempre. Sono molto contenta di aver provato questo nuovo prodotto
di aver fatto un'esperienza nuova. Con questo è tutto, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Con questo è tutto, ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!